bastone. Agagagagra. Berlin, Berlin, nananana Berlin, 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 tananana Berlin. Oh my god! Uè, animali! Pezzi di fogna! Siamo tornati su World of Tanks, il gioco dei grazie! Perché siamo qui? Perché vi devo insegnare a giocare. Faccio una piccola parentesi perché qualcuno ieri, anche usando il cotton fioc, non ha capito bene, non ha recepito il messaggio. Il messaggio era che io cosa potevo fare? Cosa potevo fare? Se non un video del genere, cosa potevo fare? Ma ditemelo voi, me lo scrivete sotto i commenti e mi dite no, hai sbagliato, e io dico vabbè, ho sbagliato. Ma ho sbagliato che? Cioè io ho detto le cose che dovevo dire e le cose sono avvenute così, come io ho detto. Cioè o sono un profeta oppure voi siete dei coglioni, quindi c'ho ragione io. Perché quando succedono queste cose, ragazzi miei, io ho visto video, un sacco di video su questa faccenda, è inutile che cercate di difendervi, dire no, ma va, l'abbiamo fatto, qui è l'amicizia. Lo sappiamo tutti che era una cosa che è sfuggita di mano, pensavate che passava inosservata, invece no, perché anch'io pensavo che passava inosservata, no? Perché ho detto, la comunità italiana è demente, sicuramente non ci pensava, non ci avrebbe pensato, invece ci sono arrivati. I dementi della comunità italiana vi hanno smascherato, quindi basta, basta, chiudiamola qua e basta. Finito, finito, perché parlare di community italiana, che poi non esiste, perché la community italiana è un'invenzione, no? Perché questa è una storiella da raccontare ai bambini, no? Quando voi avrete un figlio, cioè spero mai, perché minchia, se avete un figlio voi, non so come cazzo diventerà il mondo, però se voi avete un figlio, questo qua vi dirà, Pepe, mi racconti la storiella della community italiana? E voi gli direte, no? Perché è una fiaba, è una finzione, è un'invenzione, non esiste la community italiana, non esiste. Mettetevelo nel cervello, la community non esiste. Esiste la raccomandazione, lo sputtanamento, esistono i litigi, basta, questo è. E io non ne voglio fare parte, va bene? Ok, non ne voglio fare parte. Quindi chiudiamola qua, ognuno faccia quello che vuole, voi seguite chi volete, e a me me ne sbatto il cazzo. Tanto fra un po' esce Fallout, esce Black Ops, io mi faccio i miei video e me ne sbatto il cazzo, capito? Me ne sbatto il cazzo. Bene, allora siamo qui a vegetare su World of Tanks. Perché sono bloccato? A parte che mi sto grattando le palle perché minchia, c'ho due coglioni qua che sono grandi come quelle di un toro, sai quando c'è le palle piene cosa dovete fare? Vi grattate i coglioni. Però voi dovete aspettare un attimo prima di cadere in battaglia, no? Perché c'è quell'attimo in cui la battaglia si deve assestare, io la chiamo così, assestamento di battaglia. Quindi vedete che ci sono alcuni che sparano, alcuni che subiscono. Voi aspettate ancora un attimo, perché se vi buttate subito a capofitto rischiate di morire. Infatti parecchi dei nostri carri sono morti. Questa partita è perfetta per spiegarvi come si gioca, cioè attacco e difesa. Attacco e difesa, vedete i nemici? Ci stanno attaccando da due lati. Io ho scelto di andare a sud. Allora, ascoltatemi bene, guardate come si gioca. Allora, avanziamo piano piano, piano piano, perché non dovete buttarvi subito a capofitto, perché buttarsi a capofitto è una minchiata. Allora, guardate qua, guardate. Madonna! Madonna! Porca puttana! One shot, one kill. One shot, one kill. Capito? Capito, perfetto. Vedete? Bisogna combattere piano piano. Avanzare piano piano, perché io ho visto troppe partite di incompetenti, teste di cazzo, che si buttavano a capofitto e crepavano subito. Voi dovete avanzare piano piano, vedete? Così, perfetto. Inquadrate il bersaglio, se non lo vedete rosso, no, fermi, non sparate. Questo qua, ad esempio, è dietro, andate, lasciate avanti, lasciate andare. Allora, intanto contate una kill, una kill per il bastone. La tattica è questa, bisogna aspettare i nemici, non dovete andare avanti come delle teste di cazzo, piano, li aspettate, quando arriva il momento giusto e loro si espongono, perché loro si esporranno sempre, fidatevi, bisogna avere pazienza ma si esporranno, perché qualcuno deve attaccare, no? Però dovete farli attaccare voi, vedete che i miei sono tutti fermi, non avanzano, no? Sono tutti belli fermi, così dovete attaccare, piano, fermi, guardate questo, guardate,
Guardate, si è esposto. Boom! Nel culo! Nel culo! Ti è piaciuto nel culo? Eh? Eh? Ti è piaciuto nel culo? Eh? Merda! Pum! E sono due. Vedete, loro si espongono. Guardate, guardate questo. Esposto, guardate, guardate. Guardate. Tac! Tre shot, tre kill. Cioè, capisci come si gioca? Capite come si gioca? Perché io vedo tanti coglioni che vanno avanti, voi dovete andare piano, piano, tutti in gruppo e piano, si avanza piano, piano, piano. Apriamo la mappa e vediamo che sussistono problematiche vicino alla nostra base. Infatti ci sono dei carri nemici che rompono i coglioni. Vedete? Ci sono i nemici in base nostra. Ora, cosa fare? Andare ad attaccare o difendere? Ovviamente dovete difendere, perché i nemici sono a due passi dalla bandiera. Quindi selezionate difendere la base in modo da far capire a tutti quello che devono fare e andate a difendere, cioè non andate ad attaccare, capiti? Ecco, vedete? Vedete? Questa è una squadra perfetta perché noi stiamo andando a difendere anziché attaccare, che sarebbe inutile perché loro sono già in base. Infatti adesso noi abbiamo già individuato il nemico, ma ci cattureranno la base, eccola qua, appunto, vedete? Vanno subito in base, perché ci tentano. Ovviamente noi che siamo più furbi, stiamo andando a difendere, guardate che colpo, guardate. Tac! Avete visto che ho sparato un attimino prima? Perché il colpo deve avere il tempo di arrivare. Cioè non dovete sparare preciso sul bersaglio, dovete anche calcolare che il bersaglio in movimento è proprio in movimento. Quindi il proiettile deve avere. Guarda, 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 guarda,
culo! Nel culo! Ok, e sono quattro. Perfetto. Guardate che teste di cazzo. Guardatele. Cioè, sono tutti esposti, capito? Quelle segrete. Guarda, questo non si muove. Cioè, ha subito 300 di danno e non si muove. E ancora subisce. Vedete? Vedete, voi giocate così. Giocate al cazzo. Voi giocate al cazzo. Guardate, guardate che colpo, guardate. Guardate. Bam! E sono 5. E sono 5. Capisci come si gioca? Adesso riuscite a capire. Allora, abbiamo difeso la base perfettamente. A questo punto bisogna passare in attacco. Adesso io non so da dove cazzo vengono questi colpi, no? Ed è boh, mi hanno colpito, non so che cazzo è. Comunque, una volta difesa la bandiera, si passa all'attacco. Siamo in vantaggio, abbiamo tre pesanti, un medio e una... che come cazzo si chiama sto proprio qua, sto pisello volante qua, l'artiglieria. Si attacca piano piano, guardate, guarda, questo era mio, solo che c'era davanti il carro, figli di puttana. Tremone! Tremone! Potevo fare 6, Tremone! Comunque, ale, adesso minchia, cioè se non vinciamo così siete dei pederasta, se non vinciamo così... Cioè vi dovete dare fuoco, andate dal benzinaio, gli date 5 euro e gli vi fate una bella doccia di benzina e vi date fuoco! Vi date fuoco! Guardate questa scena! guardate l'artiglieria, guardate Massella, guardate cosa fa, Guardate, proprio gli spara a bruciapelo, l'ha inculato, gli ha scopato il carro proprio di gusto. Papapum, 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 pom pom. E andiamo avanti. Adesso ovviamente, minchia, cioè, tre pesanti, un medio, un'artiglieria contro un'artiglieria, mi sembra c'è. Già scritta la partita. Però, quello che io volevo farvi capire con questa partita è che dovete ragionare, usare il cervello, proprio come quando guardate i video della community. Dovete usare il cervello, perché altrimenti le partite si perdono. A cazzo! Voi dovete usare il cervello e guardare come si fa, come si completa la partita. Cioè, se i nemici sono in base vostra, è inutile che attaccate la base nemica. Perché la base nemica è lontanissima, dovete difendere prima la vostra. Dovete usare il cervello, capito? A seconda delle situazioni. Siete in minoranza, fate gruppo. Siete isolati, andate vicino a un altro. Fate gruppo, combattete, insomma... Cercate di usare il cervello, ecco. Perché altrimenti questo gioco non si può vincere. Perché in questo gioco, allora,
Va bene che ti fai il tuo plotone, no? Di 3 persone, però giochi con gente sconosciuta che non sai neanche chi cazzo è. Quindi, voi dovete sempre avere, come si dice, il controllo della partita. Dovete avere il controllo visionando la mappa e capendo la prossima mossa da fare. Questo è un gioco lento, l'avete visto, no? È lento. Però è anche tattico. È bello proprio per questo. Dovete ragionare come un carro. E ovviamente capire che non potete volare come Star Trek. Guarda mamma! Volo! E volo! E volo! Ma vaffanculo! Non voli! Devi comunque considerare la lentezza del tuo carro e capire che bisogna combattere tutti uniti piano piano, andare avanti e non esporsi, e quello è il segreto. Io vedo partite del cazzo proprio, perse da incompetenti teste di cazzo. Perché non si coprono, vanno avanti e attaccano pensando di essere in un gioco arcade, ma questo non è un gioco arcade, questo è un gioco di tattica, è un gioco stealth, dovete nascondervi dietro la boscaglia, dovete comunque attaccare insieme, difendere insieme, è un gioco di, comunque è un connubio di tante cose, strategia, tattica, tecnica. È anche un po' di culo. Ecco, questo è il mio carro comunque, la partita ormai è finita tanto. È un Tiger 2 nazista. Segel! Segel! È un Tiger 2 nazista, completamente sviluppato al massimo. E questa è la vittoria, senza premium, perché i pro giocano senza premium. Guardate cosa ho combinato qua, guardate, per 2 giornaliero, l'equipaggio, poi ho fatto raggiungi la cima, una calleggia, lottatore, ho distrutto 5, sparare per uccidere, poi ho fatto distintivo di maestria, ma io avevo già la maestria superiore, e secondo, sono arrivato secondo, e poi sono i carri che ho distrutto, vedete, un americano, un Sigal, un russo, oh! Motherfucker Russia! E poi un altro nazista. Perfetto. Il video si è concluso. Spero di avervi insegnato almeno le basi per giocare decentemente perché avete rotto i coglioni, porca puttana. Non posso incontrare gente handicappata nelle partite. Imparate a giocare. Imparate a giocare, altrimenti ve lo disinstallate. Giocate a War Thunder. Che bello War Thunder! E non rompete i coglioni. Punto. Fine. A posto. Siamo qui. Ho fatto 8 penetrazioni. le vostre sorelline, quando si penetra il bastone ci va duro, eh. 8 praticamente se lo rovesciate è il simbolo dell'infinito, quindi fate voi, vi lascio a voi i commenti. Bene, ci becchiamo al prossimo video perché mi avete già rotto i coglioni, io non ho tempo, ho una vita sociale e quindi viva la figa e ci vediamo domani. Tanti like per Capobastone, agagagagra.